leggi una storia? C'era una volta un giovane principe povero che voleva sposare la figlia dell'imperatore. Il principe le mandò in regalo una pianta di rose e un usignolo. Il profumo della rosa era così dolce che annusandolo si dimenticavano tutti i dolori e le preoccupazioni. L'usignolo invece cantava così bene che tutti lo ascoltavano incantati. Ma i suoi regali non piacquero alla principessa. Lui però non si perse d'animo. Si dipinse il volto di nero, indossò un cappello e bussò alla reggia per chiedere un lavoro. Fu assunto come guardiano dei porci e gli fu data una stanzetta vicino al recinto dei maiali. Mentre badava ai porci, il principe costruì un pentolino con attaccati dei campanelli che, quando bolliva l'acqua, suonavano una vecchia melodia. Purtroppo, Agostino, è tutto finito. Un giorno passò di lì la principessa. Quando sentì quella musica, si fermò affascinata. Anche lei sapeva suonare, oh caro Agostino. Presto, disse a una delle sue dame, va a chiedere al guardiano dei porci quanto costa quel pentolino. Voglio 10 baci della principessa, rispose il guardiano dei porci. La dama lo riferì alla sua principessa. Questa ci restò male e riprese la sua strada. Ma aveva fatto solo pochi passi che i campanelli ricominciarono a suonare. Purtroppo, Agostino, è tutto finito. Finito. La principessa tornò indietro e propose al guardiano dei porci di pagare il pentolino con 10 baci delle sue dame. Ma l'uomo rifiutò. E allora la principessa si rassegnò e baciò il guardiano dei porci, mentre le sue dame davanti a lei allargavano le loro vesti in modo che nessuno vedesse. E così il guardiano ebbe i 10 baci e la principessa il pentolino con i campanelli. Il principe, che tutti credevano un guardiano di porci, costruì allora una raganella. Quando la si faceva ruotare ne uscivano tutti i valzer, le polche e i balli che erano stati suonati dalla creazione del mondo. Un giorno passando la principessa la sentì e subito mandò una delle sue dame dal guardiano dei porci per avere la raganella. Ora vuole 100 baci, riferì la dama alla principessa, che prima fece per andarsene, ma poi ci ripensò e alla fine andò dal guardiano. Cercò di contrattare, ma non ci fu niente da fare. E allora le dame si misero davanti, dietro e intorno al guardiano e alla principessa con le vesti allargate, e i due si baciarono. In quel momento l'imperatore uscì sul balcone e vide quella strana scena. Incredulo, aguzzò la vista e si mise perfino gli occhiali. Che cosa combinano le dame davanti al porcile? È meglio che vada a vedere. Mise un paio di ciabatte e scese velocemente le scale del palazzo. Giunto nel cortile, si avvicinò di soppiatto. Le dame non si accorsero di lui perché erano troppo occupate a contare i baci. Infatti, il guardiano dei porci non doveva avere più baci di quelli previsti, ma neppure uno di meno. L'imperatore si alzò in punta di piedi. Che cosa succede? Gridò. E poi vide sua figlia e il guardiano che si baciavano e subito li colpì in testa con una delle sue ciabatte, proprio mentre il ragazzo riceveva il suo 86esimo bacio. Via di qui! Gridò l'imperatore, che era davvero infuriato. E così sia la principessa che il guardiano dei porci furono cacciati dall'impero. Lei si mise a piangere disperata e il guardiano dei porci non faceva niente per consolarla. Ah, povera me! Si lamentava la principessa. Se avessi accettato di sposare quel bel principe, oh, come sono infelice! E intanto aveva iniziato a piovere. Il guardiano dei porci si tolse il nero dal viso, gettò via i poveri stracci che indossava e ritornò ad apparire come il principe che era. Era così bello ed elegante che la principessa gli fece un grazioso inchino.
ma il giovane fu molto duro con lei. «Non ti inchinare, non ti voglio più», le disse. «Non mi hai voluto quando ero principe e non hai apprezzato né la rosa né l'usignolo. Ma per un gingillo qualsiasi hai baciato il guardiano dei porci. E ora sono io che non ti voglio più». E così dicendo, tornò nel suo regno, lasciandola sola. E alla principessa non restò altro che rimanere sotto la pioggia a cantare. Purtroppo Agostino è tutto finito. Finito.